Michele, ciao. Ecco qua, ciao, Ciao, come va? ciao. Bene, bene, tutto bene, grazie, tutto bene. Come siete nati e come mai appunto avete scelto questo nome, gli autogol? Allora, noi ci conoscevamo, cioè io e Alessandro, l'altro ragazzo che fa le imitazioni, ci conoscevamo dalle superiori perché eravamo in classe assieme alle superiori e facevamo l'imitazione dei professori Sì. che si fa spesso nelle classi, no? In ogni classe c'è qualcuno che imita i professori. Noi ci divertivamo a imitare i professori e da lì sono partite le prime imitazioni. Poi non abitavamo vicini, quindi cioè, io abitavo a Pavia, abitavo in un paese vicino a Pavia, e niente, io avevo il mio gruppo di teatro dove facevo cabaret, teatro comico, diciamo, e lui faceva anche lui delle attività in oratorio. E poi da fine delle superiori abbiamo iniziato a fare teatro assieme, cioè lui è venuto nel mio gruppo del teatro e da lì abbiamo iniziato a fare un po' di cose assieme e poi un paio d'anni dopo c'è stata la possibilità di andare a Radio Pavia perché Alessandro faceva scienze della comunicazione, c'era uno stage in radio e ha deciso di accettare e ha proposto di fare una trasmissione per 6 mesi per questo stage e ha chiesto se volevo andare anch'io, visto comunque avevamo in mente da un po' l'idea di provare a fare anche la radio che ci affascinava, e da lì insomma è stato un po' l'inizio degli autogol. 10 anni fa, nel 2008, infatti abbiamo fatto 10 anni quest'anno a settembre, Tanti auguri allora. e grazie, grazie mille. E niente, è partita la trasmissione, e poi è arrivato anche Rollo, che abbiamo conosciuto a teatro e poi si è unito anche nella trasmissione in radio. E niente, da lì poi sono nati gli autogol, abbiamo iniziato a mettere degli spezzoni della trasmissione su YouTube, delle imitazioni che facciamo in radio, le abbiamo messe su YouTube e da lì poi è È nato nato un mito. tutto. Sì, il mito si fa onore però. E poi niente, il nome degli autogol cioè, è grazie a un mio compagno di università. Siamo vicini al banco e mando un messaggio a Zuliani, Claudio Zuliani, che adesso è il direttore di Juventus TV, ai tempi era telecronista di Mediaset, con quale collaboravamo, e ci ha detto: guarda, devo fare una locandina, però non avete ancora un nome, cioè cosa metto nella locandina per presentarvi? E a quel punto ho detto: cazzo, è vero, non c'è ancora il nome, cioè noi facciamo le imitazioni, però eravamo a Radio Pavia, non avevamo un nome, c'era solo il nome della trasmissione, non il nome nostro. Allora ho chiesto al mio compagno, che era particolarmente brillante, gli ho detto: guarda, mi serve un nome, gli ho detto: ah, gli autogol. Ha detto: cavolo, bello, ho sentito gli altri, poi gli autogol mi piace, sì, boh, da quel Ha momento suggerito bene, siamo dai. stati. Ha suggerito benissimo, sì, ma mi fidavo di lui perché sapevo che l'avrebbe trovato la soluzione subito. Ascolta, senti, qui con me c'è anche il mio collega Giovanni che, diciamo, vuole domandarti anche lui appunto Sì. alcune, diciamo, alcune cosette. Sì. Ciao Michele, innanzitutto Ciao, piacere, ciao, piacere. l'onore, Giovanni. Allora, Ciao, piacere. la domanda che volevo farti è questa. Tra i Sì. personaggi tra le numerose parodie che, diciamo, interpreti nei tuoi video, qual è quella che ti diverte di più, diciamo, che ti piace di più Sì. fare? Ma guarda, faccio sempre un po' fatica a rispondere perché, sai, ti affeziona un po' tutti i personaggi che fai e scegliere è un po' difficile. Mi diverto un po' con tutti, magari va dai momenti, insomma. In generale, forse quello che mi sono divertito di più a fare di tutti è forse stato Conte, perché comunque È unico, è è unico. stato un po' il primo a permetterci di avere un po' di successo, perché è stato il primo la prima imitazione più conosciuta, insomma. E poi perché comunque da parecchi anni che la facciamo, da sette Quindi va anni, forte, va e sempre. sì, comunque alla fine notiamo che in qualche modo lo scuote sempre un po' successo, quindi se devo dire un nome dico quella di Conte. Poi ascolta, i vostri video di certo non mancano di originalità. Qual è la mente, diciamo, dei vostri video? Se c'è chi è, diciamo, chi Un partorisce, un ideatore, ecco. ideatore in particolare? Ma tutte e tre assieme, nel senso, non c'è uno in particolare, Quindi un mix, ognuno più. diciamo, di idee e poi. Sì, è un mix di idee, esatto, magari qualcuno viene in mente l'idea, poi
ci troviamo e da lì assieme mettiamo assieme le nostre idee e scriviamo il video assieme, insomma, quindi scriviamo tutte e tre assieme sostanzialmente. Poi, ripeto, ognuno magari viene in mente l'idea, lo spunto, scrive una cosa da solo e poi la propone agli altri, ecco, però c'è sempre il confronto fra tutte e tre. Ok, senti Michele, io voglio chiederti invece qualcosa di più tecnico, quindi voi diciamo come autogol, cosa pensate della introduzione di questa VAR che diciamo è ancora, come dire, molto dubbia, cioè che ci sono ancora diciamo Sì. molti dubbi, ecco, cosa ne Sì, pensate? ma guarda, adesso parlo per me, però penso di parlare anche per gli altri in questo momento, molto favorevole, nel senso, è inevitabile, è chiaro che la VAR corregga tanti, tanti errori che può fare un arbitro anche umanamente, perché siamo uomini, possiamo sbagliare, come un giocatore può sbagliare un gol davanti al portiere, come l'arbitro può fare un errore abbastanza netto, insomma, si sbaglia tutti e la VAR viene incontro a questi errori, quindi per me è assolutamente favorevole, sono assolutamente favorevole a questo e per me sta già migliorando molto. Poi ovviamente siamo all'inizio e siamo al primo anno e ci sono ancora dei grossi margini di miglioramento e sono convinto che poi non sarà mai perfetta, ci sarà sempre qualche errore o qualcosa perché va sempre poi la discrezionalità dell'uomo che deve decidere, alla fine la VAR ti dà la tecnologia che ti dà il supporto, poi tu dovrai decidere. Però, insomma, migliora molto le cose, quindi sono assolutamente favorevole e spero che venga introdotta anche in Champions, Ecco, perché perché lì c'era appunto l'altra l'anno polemica prossimo. dell'anno prossimo, tra l'altro sì, ci sarà anche in Champions, quindi Ah, infatti, meno male, perché sapevano comunque, questo. sai, sì, E spero di altra sì. domandina invece un po' tecnica sempre, pure questa qui, Giovinco è stato dimenticato ecco, da Antonio Conte, mentre invece Ventura non l'ha mai considerato. Secondo voi invece Mancini appunto ha fatto bene a richiamarlo oppure no? Ma guarda, Giovinco è un giocatore con un gran talento e per la nazionale questi giocatori sono sempre importanti. Poi ovvio fa un campionato che non è molto competitivo perché il campionato canadese non è che insomma sia un livello molto alto, ecco. Però è comunque un giocatore con dei buoni numeri e in nazionale dove comunque fai poche partite, ti servono le giocate dei singoli, siamo in un periodo in cui non è che abbiamo tutti questi fuori classe in nazionale, per me ci sta a chiamarlo, ecco. Poi insomma, questo è il mio parere, poi lui meglio di noi, ovviamente vedendo l'allenamento capirà quanto è in forma, quanto è pronto per la nazionale, quindi poi ovviamente sarà lui a decidere e solo lui saprà quanto è pronto Giovinco. Considerando che appunto manca da circa 3 anni, mi pare, Sì, no? Quindi ecco, certo. con l'occasione, no? Perché appunto ci abbiamo qui, diciamo, volevo sapere che ne pensa Antonio Conte dell'ennesimo pareggio. Ma Antonio Conte ne pensa che insomma ho lasciato una nazionale che è uscita a testa alta, è uscita testatissima dagli europei. Se non fosse stato per lei che faceva quel cucchiaio che ancora mi sogna di notte, potevamo anche andare avanti. Invece, adesso vedo un nazionale che zoppica, che fa fatica contro l'Ucraina, mentre io con la Spagna e la Germania, con Peccio, gli ho dato botta e colla. Però, insomma, no, non tutti sono Antonio Conte, ecco, quindi ognuno fa quello che può, Ne ecco. nasce uno ogni 1.000, direi. Sì, uno ogni mille. Insomma, Conte è abbastanza unico, eh. Va bene, ascolta Michele, la vostra hit musicale è stata sicuramente un successo incredibile, Baila come il Papa, infatti Sì. conta 40 milioni di visualizzazioni su YouTube. Come mai la scelta appunto di puntare su di lui, di scegliere il Papu? Ma viene prima il papu, poi la canzone, nel senso, non avevamo in mente una canzone, abbiamo detto chi la facciamo ballare. È stato tutto è un processo diverso, nel senso, noi è partito tutto dal video del Fantacalcio, l'asta di riparazione dove abbiamo coinvolto il papu. E in quel video, Avevate visto in lui del potenziale? sì, esatto, avevamo visto dei video dove il Papu ballava negli spogliatoi, poi in quel periodo il Papu stava andando molto bene, cioè anche adesso comunque, poi quei 2 anni fa era veramente in formissima,
loro mi hanno chiesto se voleva partecipare al video del fantacalcio e mi hanno chiesto se voleva entrare ballando nel video, perché avevano visto questi video dove ballava negli spogliatoi. E allora sfruttiamo il fatto che lui piace ballare. Una volta fatto questo video dove lui balla, abbiamo visto che la scena del ballo del Papu ha ottenuto un gran successo, cioè tantissimi ragazzi ci mandavano video dove Dove ballavano, ballavano e riproducevano la. esatto, quella che poi è stata chiamata la Papu Dance. A quel punto però non c'era una canzone del ballo del Papu, cioè il Papu ballava una canzone che aveva scelto lui così, che gli piaceva Ah, particolarmente, però aveva detto vabbè a questo punto se è successo questo ballo facciamo proprio il quindi ballo del poi. Papu, cioè. E poi da lì il testo, quindi tutto diciamo Da però. lì il testo, Matrix ha composto la musica e niente, poi Nato. è uscito bella come il Papu, insomma. Ok, perfetto. Poi diciamo è lodevole la vostra iniziativa di devolvere le vendite audio del brano all'associazione benefica Gli Insuperabili, che è una scuola di calcio per ragazzi disabili, giusto? Lo Sì, sappiamo, cioè, per chi non lo sì. sappia, insomma, è bello saperlo. Secondo te nel mondo del calcio si fa abbastanza beneficenza, si può fare di più in questo Ma penso ramo? di sì, poi sai, molti lo fanno senza dirlo, ecco, no? Quindi poi la beneficenza non sempre va comunicata, ovviamente nel nostro caso, essendo non soldi nostri direttamente, ma una raccolta fondi, cioè noi cioè, devolvevamo tutti i Sì, ricavati agli certo. insuperabili, è giusto comunicarlo. Però penso, perché abbiamo visto, si fa tanta beneficenza, come detto, non tutti la dicono, magari anche in silenzio non tanti la fanno. Beh, anche con la Nazionale dei Cantanti. Sì, no, certo. Poi abbiamo visto quanto è stato sensibile il mondo del calcio a questo tema. Comunque ci sono stati tantissimi download del brano che ha avuto grande successo e io sono convinto anche perché c'era l'aspetto benefico, ecco, in tanti l'ha scaricato anche per quello, insomma. E quindi insomma la risposta è stata molto buona. Tanto che ha fatto disco di platino addirittura il Mamma disco, mia. quindi assolutamente sì, c'è stata una Una grande grande risposta da risposta, parte del sì. pubblico e sensibilità, sì. Ok, allora l'ultima domanda. Diciamo, tra radio e TV, quale preferite fare? Se c'è una differenza, le sostanziali differenze tra questi due campi? Sì, sono molto diverse, nel senso, la radio, beh, noi siamo nati in radio, quindi autogol nascono in radio, quindi avevo un rapporto un po' speciale con la radio e la facciamo da 10 anni praticamente, prima una radio locale, poi a Radio 105 tuttora. La TV poi ognuno ha una risposta diversa, immagino, di noi tre. A me piace molto anche la televisione quando siamo riusciti a farla. La televisione però è più difficile, nel senso la radio, grazie anche a Radio 105, ti dà una grande libertà, ecco, tu hai la tua ora, le tue 2 ore, puoi fare un po' ciò che vuoi nei limiti delle regole, ovviamente, della radio. Però hai quasi carta bianca, no? Quindi puoi scrivere, fare, dire quello che vuoi e quant'altro. La televisione abbiamo notato che è molto limitante, quello che tu non riesca ad avere un programma tuo, ma è molto difficile ad oggi. Insomma, l'alternativa è un programma tuo, se no ti va a inserire in un programma che c'è già. E quando ti inserisci in un programma che c'è già, hai tantissimi paletti perché di solito dà un poco tempo per intervenire, ci si Non accavalla, scegliere bene ognuno i cerca di tempi anche per l'inserimento. sì, poi ognuno cerca di Sovrastare, visto che certo. comunque va di moda queste trasmissioni con 850.000 ospiti, dove Giustamente, poi sì. ognuno cerca di parlare e di dire qualcosa per Certo. uscire in volto, diventa un po' una guerra e lì facciamo un po' fatica, ecco, in quella dimensione lì, sinceramente. Però, insomma, vediamo. Magari ci saranno altre opportunità, altre occasioni. Va bene, Michele, grazie mille appunto per la vostra disponibilità e grazie Perfetto, ancora. grazie mille, Grazie, grazie. Michele. Buona Ciao, giornata, ciao, ciao. grazie. Ciao, ciao, ciao.